Johnson arrivò un giorno in negozio con il radione. Mi sa, senti questa, c'ho una cosa da farti ascoltare. Mise su una cassetta con questa versione primitivissima di Vamos a la Playa. Non mi colpì particolarmente, devo dire la verità. Evidentemente in quel pomeriggio del 1982, in quel piccolo negozio di dischi polveroso, chi aveva ragione era Johnson, chi aveva torto ero io. I Righiera fanno parte degli anni Ottanta. A me Vamos a la Playa piaceva molto. Loro sono proprio un'icona. Sono gli anni Ottanta. Questo paesello, devo dire, un pochino fa troppo paesello, i Righiera. Hanno lasciato delle tracce che vanno oltre. Mi ricordo loro avevano questa tastierina della Casio. Madonna. Te lo ricordi? Grossa così. Tutto sommato sono stati anche un momento molto particolare di novità. Lui non è arrivato né con un provino né con qualcosa di ascoltabile. Molto diversi tra loro. Fine, con la batteria elettronica dentro. Forse per questo ancora oggi sono insieme. Johnson Righiera anticipò il grande revival degli anni 60. Mi sembrava divertente che due giovanotti un po' sfasati di Torino. Loro sono partiti come un tappo di spumante. L'Europa tutta, ovviamente Sud America. Avessero quel successo su scala nazionale, poi addirittura su scala internazionale. Non erano solo dei musicisti, erano degli strioni. Mi viene in mente, facevano un concerto vestiti, cosa c'erano? Le penne dai pleros indiani, possibile una roba del genere. Mi doccio così, mi ripiglio un aspetto umano.